Persone normali che fanno cose speciali per un mondo migliore. Questo è l'abbraccio a sostegno dei bambini disabili e dalle loro famiglie. Ciao, io sono Betty, faccio parte del consiglio direttivo dell'abbraccio Onlus e sono una volontaria. Sono qui con Simona La Salandra, la nostra vicepresidente, che ci racconterà com'è nata l'associazione e perché è nata. Buongiorno, sono Simona, mamma di un bambino di quasi 14 anni, diversamente abile, e proprio da questa esperienza con altri genitori abbiamo deciso di dare vita inizialmente a un gruppo di genitori che si dessero mutuo soccorso nell'affrontare la disabilità dei propri bambini. E poi nel 2005 abbiamo invece deciso di costituirci proprio come associazione, dando vita all'abbraccio. Vuoi spiegare un po' le nostre attività, cosa facciamo, a chi ci rivolgiamo? Beh, innanzitutto, appunto, essendo nati come gruppo di genitori, non abbiamo pensato di porre limiti alle varie disabilità. Anzi, abbiamo cercato di fare prima di tutto integrazione, tanto è vero che quando è nata questa sede abbiamo creato a Latere anche un micronido proprio per unire abilità e disabilità in modo da far crescere, insomma, i bambini normodotati, se così li possiamo definire, a fianco a bambini con disabilità, proprio per abituarli ad una società senza barriere, insomma. E quindi, appunto, qualunque famiglia abbia un problema da affrontare, insomma, abbia bisogno di un aiuto psicologico e un aiuto per far fronte alle difficoltà nella crescita di un bambino con delle difficoltà, può varcare questa porta e essere abbracciato, no? E quindi niente, possiamo trovare bambini con sindrome di Down, bambini con una tetraparesi spastica come ad esempio a Nicolò, bambini con ritardo psicologico, e da qualche anno abbiamo aperto le nostre porte anche alla dislessia, che per quanto non sia ancora riconosciuta come una vera disabilità, è un problema che sta coinvolgendo molte famiglie sull'apprendimento scolastico. A proposito della dislessia, appunto, al sabato mattina facciamo questo laboratorio per aiutare i ragazzi dislessici a trovare l'autonomia scolastica nei compiti, nello studio. Perché, come sapete, la dislessia è una grande difficoltà, in particolare sulla lettura, sulla scrittura, sul calcolo. E questi ragazzi spesso hanno difficoltà a farsi capire, a far capire che nonostante tutto lo studio, tutto l'impegno che ci mettono, non riescono a raggiungere i risultati voluti. Quindi quello che noi facciamo è trovare con loro lo strumento adatto per raggiungere i risultati dei loro compagni. Ecco, questo da 5 anni l'abbraccio ha aperto le porte anche a questo tipo di disturbo. Poi altre terapie che facciamo qua? Allora, tutti i giorni svolgiamo attività di vario tipo, con laboratori, la piscina, la pet therapy, la psicomotricità e anche, diciamo, verso i bambini diversamente abili cerchiamo di sviluppare delle autonomie sempre attraverso i laboratori, sulla pulizia, la gestione domestica, attraverso delle educatrici specializzate e a seconda, appunto, delle difficoltà che ogni bambino ha. Abbiamo tanti amici che ci sostengono, ad esempio Simona, che è la nostra esperta runner, ha creato da anni, praticamente si stanno aggiungendo sempre di più amici runner che ci sostengono in varie iniziative. Una su tutte, la Milano City Marathon, che si svolgerà il 6 di aprile. Simona, vuoi dirci qualcosa? Sì, vabbè. Allora, nato come gruppo di genitori, la nostra attività diciamo, si è sviluppata negli anni sulla raccolta privata, no? Abbiamo cominciato veramente con la vendita delle torte, la festa della mamma, i panettoni a Natale,
finché appunto non si è unita diciamo la passione per la corsa all'opportunità che la Maratona di Milano ha dato alle ONLUS come la nostra di raccogliere fondi attraverso le staffette. Per cui anche quest'anno, appunto il 6 di aprile, a braccio correrà la Maratona di Milano con speriamo altri 300 runner, come è successo negli anni scorsi, per raccogliere fondi e finanziare le attività che tutti i giorni svolgiamo e che vedono coinvolte principalmente la nostra associazione per il sostenimento dei costi. E per cui niente, abbiamo unito la passione e l'abilità, se vogliamo dire, nella corsa per invece far correre tutti i giorni i ragazzi che frequentano a braccio. E poi appunto l'arrivo della maratona vede sempre coinvolta la nostra mascotte, il Nicolò, e speriamo che quest'anno il tempo ci sostenga e forse anche qualche altro ragazzo che frequenta appunto tutti i giorni il nostro centro. Senti, ma come sei arrivata tu all'abbraccio? Io sono arrivata perché Nicolò è nato all'ospedale di Rho e il nostro presidente lavorava in terapia intensiva e mi ha fatto conoscere altri genitori e poi così, trovandoci tra genitori a fare una chiacchierata, abbiamo dato vita pian pianino appunto a questa associazione che aveva inizialmente delle sedi più precarie, perché prima ci trovavamo in un oratorio, poi abbiamo avuto una sala di un consultorio familiare, fino a, grazie appunto a, sempre al nostro presidente che è la mente, il corpo, l'anima, non so se trovare altri aggettivi per definirlo, di questa associazione, siamo arrivati alla Poglianasca e poi da qui è stato un crescendo, la struttura si è modificata, di genitori effettivamente credo di essere rimasta solo io, però sono cresciuti il numero dei bambini che la frequentano, sono cresciute le problematiche che vengono affrontate, abbiamo dato non solo vita ma corpo a un'associazione che dà lavoro a 8 persone, per cui è un grande orgoglio, ma allo stesso tempo è anche una grande fatica, perché abbiamo detto prima, siamo un'associazione che vive sostanzialmente di contributi privati, per cui trovare fondi tutti gli anni per far fare attività a 8, 10, 12 ragazzi, insomma dipende dai momenti in cui questa cosa si svolge, e dare lavoro a 8 persone, contando il contesto economico in cui ci troviamo, non è semplice. E per cui ecco, è un grande orgoglio e grande fatica, ma fino adesso insomma ce l'abbiamo fatta e noi vorremmo non mollare. Allora, la nostra associazione parte dalle 7:30 del mattino, le attività presso la nostra associazione si concludono praticamente tante volte alla sera molto tardi, compreso il sabato appunto. All'interno dell'associazione coesistono due realtà ben distinte, che sono il micronido L'Abbraccio e il CSE, che si occupa appunto di stare e di seguire i nostri ragazzi disabili e le loro famiglie, anche perché comunque anche loro hanno bisogno delle loro attenzioni. Si lavora tanto, si lavora soprattutto per cercare di dare qualità al servizio. E ci crediamo tanto, crediamo in quello che facciamo e crediamo nel fatto che si possa vivere in un ambiente sereno, tranquillo, e che aiuti i nostri ragazzi, pur se disabili, a vivere il più autonomamente possibile e aiutare anche le loro famiglie in questo percorso lungo e difficile. Cosa abbiamo bisogno? Perché si continua a lavorare proprio sulla qualità del servizio e non tanto sulla quantità. Abbiamo bisogno di fondi, di persone che si prendono un po' a cuore questa realtà e
e che capiscano veramente il senso di quello che noi facciamo tutti i giorni. E poi tanti volontari. Esatto, io volevo dire appunto questo, perché la nostra associazione, io devo ringraziare soprattutto, io sono abbastanza nuova dell'associazione perché sono 5 anni che sono qua, sono entrata per il problema della dislessia, poi mi sono lasciata coinvolgere perché è automatico, ci si innamora dell'abbraccio, delle persone dell'abbraccio. Io qua ho trovato una seconda famiglia, forse vivo più qua che a casa mia, no? Però devo ringraziare le persone che si sono avvicinate con me all'abbraccio e che si stanno avvicinando anche in questi periodi, perché stiamo veramente reclutando tanti volontari, ma non bastano mai. Quindi, ok, i fondi, ma anche chi ha del tempo libero, chi vuole aiutarci, abbiamo bisogno anche di volontari, anche perché pensiamo che ogni persona che si avvicina all'abbraccio possa dare il proprio contributo, magari diverso da ciò che diamo noi. Tipo Simona ci ha messo anima e corpo con i runners. Io conosco appunto gente nell'ambiente musicale e anche qui ci hanno dato il massimo. Un'altra persona può portare nuove idee, e quindi chiunque abbia qualche ora libera qua è ben accetto, è ben voluto. Il cancello è sempre aperto dell'abbraccio, le porte sono aperte e noi accogliamo veramente tutti. Quindi ok fondi, ma anche volontari. Dai, tutti e tre. Viva l'abbraccio, no? Vi aspettiamo all'abbraccio. Ottimo. Abbraccia anche tu questa scelta. È per una buona causa.